ti servono crediti per FIFA 19? Utilizzando il codice Joker puoi avere il 10% sui crediti extra e il 20% sui loot dollars. Trovate il link di Footloot in descrizione. Ragazzi, bene, ritornate al vostro Joker. Siamo tornati, signori, di nuovo su FIFA 19. Sono qua, ragazzi, tornato con la sfida del 191 Draft Challenge per la prima volta. Perché, ragazzi? Perché l'ultima volta avevo fatto il record italiano. Io parlo sempre di youtubers, di chi carica i video, ragazzi, perché non so se voi a casa fate il 190. Io magari ne sono, sto a casa vostra, quindi non lo posso sapere. Però, ragazzi, in tantissimi, ovviamente il 190 ormai si fa più o meno in maniera molto semplice. Mi avete mandato un sacco di persone, un sacco di voi, un sacco di ragazzi, mi hanno taggato su Instagram o me l'hanno mandato in direct, che sono riuscito a fare il 191, cioè mortacci vostri, raga, cioè veramente. Quindi se io oggi non ci riesco, visto che sono usciti anche nuovi campioni del futuro, sono usciti oltre ai Toti, oltre a tutto quello che pare, cioè ragazzi, se ci riesco pure io e non ci posso fare niente, quindi io ci devo provare immediatamente. Ci prendiamo subito il modulo, mi raccomando, ragazzi, vi invito a lasciare subito un like. Raggiungiamo per adesso gli 8000, raga, proprio molto scialla e molto blanda. Ma se riesco a fare il 191 al primo video, alla prima botta, raga, mi sento male. Allora, ci prendiamo, me la voglio, no, non me la voglio rischiare manco per niente. Ci prendiamo il 3-4-3, dai, andiamo qua. Esci da Uyolì, subito un bel figo, raga. Ovviamente il draft è mio e non potevo non darci figo, raga. Come sono modello? Esci da un bel De Gea. Dove sta De Gea? No, Van der Sar. Allora, raga, fermi tutti, perché se iniziamo già così mi si è spostato il ciuffetto qua. Se iniziamo già così mi sento male. Quindi un'altra cosa che facciamo, bam, difensore centrale, un Van Dijk, un Ramos, un tu madre. No, ci dà Godin. Varane me lo potresti dare gentilmente, Toti. Non è che mi fa schifo, eh. Piqué, Chiellini o ci dà Skriniar. Ma noi ci prendiamo Piqué, raga. E qui adesso un Sergetto Ramos da leccarsi i baffi. No, non ci da niente, ci da uno schifo. Qua non mi serve niente. Mi devo prendere qua a testa per fare un po' di intesa. Beh, va bene così lo stesso. Esterno destro, qui ci aspettiamo un bel Gareth Bale o un Lionel Messi, che ovviamente non ci dà. Ci prendiamo lui. Andiamo con esterno sinistro. Allora, qualcosina qua sicuramente di potente. Oltre a Felipe Anderson, che non ci faccio niente, raga. Perché non ci faccio niente, però lo prendo, perché sono chi mi metto? Nessuno. Facciamo qua, facciamo più tre intesa. Va bene lo stesso. Andiamo di centrocampisti. Ovviamente un Modric, Kanté. Oh, e la Jason Fee, cita Arthur, che è buono nel 90. Questo, ragazzi, il 91 però non mi può interessare, quindi ci prendiamo lui. Andiamo altro centrocampista, forse con un bel Modric. Toti, mannacci tua, bello di zio, kit c'è manna. Dai, Neymar Toti. Sì, beh, certo, se mi davi Neymar Toti era tanta soddisfazione, visto che lì mi poteva servire. Chi mi prendo, mo? No, mi devo prendere Rashford. Rashford mi fa intesa. E qua, ragazzi, signori e signori, diamo il benvenuto a Cristiano Ronaldo. Oh, me l'ha dato! Me l'ha dato, non ci penso due volte, raga. What the fuck? 91-95. Dammi un altro Toti. No, ci prendiamo Gareth Bale. 91-97. Porca miseria, raga. Prendiamoci Salà. Bello di zio. Ma chi te ce manna? 91-94. Poi vediamo un attimino. Dammi qualche altra carta buona. Va bene, Socrates. 91-97, ragazzi. Attenzione. Vai, ti prego, continua di questo passo, che mi hai dato un draft della Madhouse e non ho voglia. 92-97. Non ho per niente voglia di scartare questo draft. 92-97. Buoni tutti, raga. Sono rimasto col collarto. Muove, si è incricca tutto. Mi prendo Banega. Mo torniamo a 91. Ok. Dai. Non ti smosciare. Dammi Toti. Ci sono miliardi di giocatori adesso. È buono, però ci dobbiamo prendere a sto punto Sané. Che se prendo Sané, raga, e lo metto qua, mi fa 191. Ti prego, non fare lo steronzo, ma lo stereronzo proprio. 191, non te muove da qua, da martri Toti. Non me da questi, che mortacci di te, mi fai calare 190. O vedi che sei un pezzo di fango. Voi mi dovete dire, io con quale coraggio adesso vado a scartare una squadra del genere? Mi dite con quale coraggio, perché non mi sta dando più niente. Cioè, ci stiamo rendendo conto dello schifo? Che siamo a 190, che se continuiamo di questo passo caliamo addirittura a 189, raga. Cioè, quando mi ricapita più una squadra del genere? No, vabbè, ma tu c'hai proprio le tette al vento. Cioè 190 e guarda, raga, mi ha dato lo schifo. Ragazzi, mi ha dato lo schifo. Addirittura andiamo a 189. Eravamo partiti a 192 un'altra volta. Stavamo quasi a 192, raga. Cioè, voi siete i testimoni. Quasi sfiorato il 192. Cioè, qua era una questione di vita o di morte, ma ci siamo presi riccamente in quel gran bel posto chiamato Chapeton. 189, raga, niente. Dai, ma sei un saccottino di cureggetta proprio. Non mi puoi fare una cosa del genere. Cioè, ve lo dico, raga, sono veramente triste. No, no, io non ci credo. Cioè, ve lo dico. Cioè, il 189 abbiamo fatto alla fine, perché eravamo arrivati quasi a 192, raga, al primo tentativo. Cioè, guardate che ben di Dio che mi ha dato. Cioè, partiamo subito con due Icon, poi ci dà Ronaldo Toti e Modric Toti. Cioè, 2,99, madonna mia, non ce la fate pensare a quello che sto a scartare, raga. Dai FIFA, dacci questo modulo che ci fa sognare, che ci fa concludere con questa sfida. Allora, 4-4-2, per niente proprio, ci prendiamo il 4-3-3 difensivo. Dai, forza con Toti.
Icon, chi più ne ha più ne metta. Il lumine c'è l'immenso, ci prendiamo il prugnetta. Ho fatto anche la rima. Bel portiere raga, ovviamente qui ci dà uno schifo incredibile che non ci serve niente addirittura. Non so che cosa mettere sinceramente. Non so che mettere, mi metto lui ragazzi. Difensore centrale, dai con Van Dijk, Ramos, Varane. Buono, buono, finalmente. Finalmente, poi se mi dai Sergio Ramos mi sento male. Mi sentivo male. Qua mi dai Marcelo, dai di Marcelo, so che c'è. So che c'è, so che c'è Marcelo. E dai cavolo, terzino destro. Una bella icon, vabbè Alexander Arnold ci piace, CDC ragazzuoli. Una bella icon, Mataus, Kanté. Devo prendere Dani Garcia, mi fa più intesa. Dai con Kanté, Casemiro, Kanté. Qualcosa, niente, dai, mi prende lui. Fa 80-64, qui dammi qualsiasi cosa. Dai, qua c'è Neymar, qua c'è Neymar. Sì, ma dammelo Totti Neymar, mannacci tua. Addì. Dai con Messi. No, ci dà Salah, lo prendiamo. A TT, ragazzi, stanno Toti. Qualsiasi cosa, dai. Lacazette o Cavani. No, ma assolutamente mi prendo Roberto Firmino. 89-90, raga. Che non è malissimo. Due Toti ce l'ha dati, però. Ci dà il Kun Agüero. Kun Agüero lo prendiamo e lo mettiamo qua. Ci dà. Bellissimo. 90-92. Non mi dispiace, raga. Non mi dispiace. Ci dà anche Rakitic. Ci fa salire un pochettino. 90-93. Dammi qualcosa. Ali Ali. Vinicius. Dai, De Vinicius. Ottimo, 90-93 ancora. Dai raga, questo è buono il draft, questo è buono. Anche se tante volte non arriviamo alla sfida, ci dà comunque delle carte eccezionali. Che bello, adesso lo metto là, anche se intanto non serve a niente, però se sa mai. Andiamo ancora avanti, vediamo che ci dà David Villa. 90-95, dai, questo è l'ultimo tentativo ragazzuoli, speriamo che ci dà qualche altra cosetta. Ancora 90-95, vabbè ma fai... Stavo a scherzare. Stavo a scherzare. Stavo a dire che fai veramente schifo. Stavo scherzando. Te voglio un mondo del bene. Ci dai Mbappé 97. Continuiamo ancora. Fai schifo. Allora mi prendo Ozil che è 86 o Gundogan. Lo potrei mettere là, che mi fa tripla intesa. Mi prendo Gundogan, mettiamo qua un attimino. Provo a fare solo questo cambio ragazzi. Siamo a 91-91. Mamma mia raga, 91-91. E poi ci dà un Renato Sanchez. Non ci faccio niente. È 84, sono di prendere Barchetta qua. Ah beh, lo prendo dai. Ci prendiamo lui che secondo me qua infatti fa più intesa. Quanto è bello Mbappé raga. Io sto draft non lo scarterò mai. Cioè bellissimo. 90-94. Ci dà tre Toti. Vediamo che qua lo schippiamo. Brooks, dopo questo giocatore 80 la vedo realmente male la situazione. Mettiamo Dani Garcia, sempre 90-94. Ci dà Sergio Ramos, mortacci di te, però potevi darmi una versione che ti piace in corpo, no? No raga, sembrava forse il 191, secondo me era alle porte. Non puoi farmi questo raga, più 8, 20. Raga, vediamo il portiere. Credo raga, 90-94, non posso mettere che da Mbappé. Allora raga, dobbiamo trovare una soluzione a qualcosina. Non so cosa fare sinceramente, perché non so realmente cosa possa fare. Ne ho la più pallida idea. Cioè pure se faccio così, 90-95, a prescindere da quello che mi invento io. 90-98. Niente ragazzi, ci dobbiamo prendere l'allenatore. Vediamo un pochettino, andiamo a 90-99. No 90-98, 90-98, no. Non ci credo, non ci credo raga. 90-99, mannaggia la miseria. Però raga, questo qua secondo me è un draft pure bellissimo. Cioè all'inizio abbiamo sperato addirittura il 192. Porca miseria, che draft raga. Che draft però, bellissimo raga. Almeno il 190 l'abbiamo fatto raga. Purtroppo abbiamo tre Toti come Mbappé, tanta altra robetta. Però ragazzi, questo è il 190. Purtroppo non possiamo farci nulla raga. Anche se io cambio o se metto Mbappé da sta parte, mi fa intesa, io sono contentissimo. E mi perde tutto il resto del mondo. E siamo sempre a 90-95. Quindi niente, torniamo al vecchio stile. Mi dispiace per Mbappé. Rimettiamo Vinicius. Massa però quanto è bella sta squadra. Signori, niente che dire, questo appuntamento è giunto a termine. Io ovviamente spero vi sia piaciuto. Il 190 ormai l'abbiamo fatto easy. 191 sfiorato, e addirittura sfiorato il 192 ragazzi nel primo tentativo. Signori che dire, io spero questo appuntamento vi sia piaciuto. Ce la dobbiamo fare, mi raccomando. Io vi invito a lasciare un bel pollice in su, arriviamo a 10.000 mi piace per questo video ragazzuoli. Speriamo di riuscirci nelle prossime volte, anche perché questa squadra comunque con Vinicius vorrei provarla sinceramente. Poi come Bale lo vediamo, mettiamo un portiere. Noi ci vediamo con un prossimo appuntamento, mi raccomando ragazzi, passate qua a fianco a me per vedere altri due video 70 volte ancora non visti. Cliccate in cucina a GKR per iscrivervi al canale e cliccate la campanella per non perdere nessun video. Noi ci vediamo con un prossimo appuntamento qui sempre sul mio canale. Vi aspetto tantissimi al prossimo video e ciao ragazzuoli.